Pace, benedizioni a tutti. Facciamo un applauso a tutti quelli che ci stanno seguendo online. Allora, prima di tutto un ringraziamento per tutti quelli che avete pregato per la missione di Torino e Biella. Dobbiamo dire che il Signore è stato fedele. Abbiamo avuto un'altissima percentuale di guarigioni. Persone che hanno ricevuto il Signore, sono stati salvati, benedetti. Abbiamo avuto una buona partecipazione anche alla scuola biblica. Così volevo ringraziare, e forse alcuni di loro sono pure che ci stanno seguendo pure in diretta, vogliamo salutare le chiese di Torino, di Biella e tutti quelli che ci stanno seguendo online. È meraviglioso. Quanti avete seguito pure la diretta di giovedì? Ci sono un po' di più persone che l'hanno seguito. L'ha seguita pure il fratello Pino Ficarotta, vero? Che ti è successo giovedì? È stato guarito alla spalla in diretta. Dio ci sta specializzando ad avere fede attraverso la parola, visto che non possiamo imporre le mani. La violenza è diminuita, perché allontanandosi non potevamo toccare a nudo. Allora, ringraziamo Dio per questo. Poi volevo spendere due parole a presentare questo libro del pastore, anzi profeta, Charlie Shump. Lui doveva venire, è un giovane profeta, all'età del pastore Joe, più o meno 35-36 anni credo che abbia, e ha scritto questo libro, Preghiera Mistica. Ora non confondete misticismo con mistico. Mistica è una parola positiva, non è negativa. Viene dalla parola misterion, che è quella parola che viene usata che quando uno parla in lingue pronuncia misteri divini. Quanti di voi parlate in lingue? Tutti siete mistici e non lo sapevate. Quindi quando si dice mistico, significa uno che ha una relazione intima con Dio. E questo libro è stato scritto per fare accrescere dentro di noi la nostra intimità con Dio. Credo che sia una preghiera che facciamo tutti, io la faccio sempre: Signore, voglio crescere nell'intimità con te. Quindi questo libro vi aiuterà, non vi dico altro, ma vi aiuterà a sbloccare il potere invisibile dello Spirito Santo che abita in noi, farci prendere consapevolezza della presenza e della potenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Allora stasera poi lo dai a chi predica, che lo presenta pure, io te lo riconsegno, perché se no sono tentato di regalarlo. Lo so. Allora stamattina abbiamo un momento di gioia particolare, perché il pastore Luigi e sua moglie compiono 25 anni di matrimonio. Vi chiediamo di venire qua insieme alla famiglia. Loro vogliono scambiarsi anche le fedi. Potete accomodarvi. E c'è un'altra famiglia stamattina che compie 23 anni, sono la famiglia Fabio e Rosaria Di Lorenzo. Se si possono alzare in piedi questi cari, felicitazioni anche a voi. Fra due anni anche voi farete 25 anni, siete vicini a questo traguardo.
Allora, tu il microfono te lo sei tenuto? Ok. Allora, vogliamo intanto ringraziare Dio per il dono speciale del pastore Luigi, sua moglie, di tutta la loro famiglia. È un dono meraviglioso che Dio ha fatto alla Chiesa. Sono un grande aiuto, un grande sostegno, sono persone fedeli, leali, che amano il Signore. Sono un grande esempio e io ho sempre detto a loro che sono orgoglioso di loro come persone, come coppia, come famiglia. E vedete i risultati, c'è ordine, tutti loro sono, servono Dio e c'è una parola che si addice perfettamente a loro: quanto a me, alla casa mia serviamo l'Eterno. Quindi vogliamo, prima di pregare per loro che si scambiano le fedi, vogliamo dare loro l'opportunità di ringraziare Dio, perché questo 25 è 5x5. 5 è il numero della grazia, anche dei ministeri, e significa grazia moltiplicata. E la grazia oggi vi verrà moltiplicata nella vostra vita per realizzare il proposito di Dio nella vostra vita. Amen. Giusto ringraziare Dio, onorare Dio pubblicamente, perché non c'è cosa più brutta di un matrimonio infelice e non c'è cosa più bella di un matrimonio felice. Però la gloria va a Lui, perché possiamo sforzarci in largo, in lungo, in stretto, in corto, in tutti i lati, ma senza Dio nella nostra vita non avremmo realizzato questo. Lui è quella forza che moltiplica nella casa, nella famiglia, nella relazione con Lui. E io oggi voglio dare gloria a Lui, ricordando quel verso in Ecclesiaste dove dice che una corda a tre capi non si spezza facilmente, facilmente. Potrebbe anche spezzarsi. Quando? Quando non superiamo le prove, le difficoltà, quando leggiamo in modo sbagliato gli eventi della vita e quando non coinvolgiamo Dio nella nostra vita. E sulla corda, brevemente, voglio dire un appunto, perché so che questo aiuterà alcuni, molti, non lo so, qualcuno aiuterà. Perché la corda a tre capi è nominata nella scrittura? Sappiamo che parla della coppia, anche della coppia e di Dio. E io dicevo: Signore, la corda a tre capi siamo noi due e te? No, Lui mi ha detto, sono io e voi due. Che è diverso. L'ordine, Lui è la corda principale, Lui è il capo corda. Sapete, in alcune discipline sportive c'è il capo corda e Lui è il capo della corda. E la corda a tre capi ha la forza moltiplicata per poter superare trazione, torsione, sollevamenti, ma anche per rendere stabile la casa, ed è usata per le grosse attività. Il matrimonio è una grossa attività per Dio, mantenere una famiglia, moltiplicare, benedire la società attraverso le famiglie sane. E questo è il desiderio di Dio, che la Chiesa possa essere piena di famiglie che rappresentano Dio nella casa e fuori dalla casa nella società. Perché il bene di una società sono proprio le famiglie e Dio non si sbaglia con i suoi propositi. Tante volte ammiriamo la gloria, ma è importante anche a volte conoscere la storia che ci sta dietro una famiglia benedetta. Ma questo lasciamo il compito al pastore Elia con i suoi corsi per le famiglie. Io vi benedico, vi ringrazio e ringrazio Dio per questo dono speciale che è mio marito. A me ha dato il meglio, mi dispiace per le altre, però io ho avuto il meglio e me lo tengo ancora fino alla sua venuta. Abbiamo imparato a conoscerci, pregi, difetti, a superare i problemi insieme, insieme, uniti. Vi benedico. Quando abbiamo iniziato quest'anno a pensare a questo giorno, eravamo partiti sala, 100 invitati, catering, e ogni notizia che arrivava, 100, 50, 40, 30, 20, con sala, senza sala, seduti, in piedi. Quindi questo non è stato un tempo di cerimonie e festeggiamenti,
però ci tenevamo a poter avere questo momento in cui più di ogni altra cosa vogliamo la benedizione di Dio, dell'Apostolo, dell'Apostolo e della Chiesa. Sapete, in 30 anni di conversione abbiamo fatto tante cose nella Chiesa, insegnamenti, servizi, predicazioni, siamo impegnati in tante cose, però nell'area della famiglia abbiamo sempre rivolto uno sguardo e un'attenzione particolare, perché nulla è frutto del caso. A volte qualcuno ci, così, sorridendo, sembrate la famiglia del Mulino Bianco. Non siamo la famiglia del Mulino Bianco perché abbiamo tante difficoltà anche noi, però un desiderio grande l'abbiamo sempre avuto, quello di poter servire il Signore tutti insieme in maniera impegnata. Non abbiamo mai desiderato che i nostri figli potessero essere dei domenicani, ma che potessero essere impegnati nel servizio al Signore. E per me questo è l'obiettivo più grande. E credo che in questo giorno voglio esaltare proprio il matrimonio e la famiglia secondo il modello di Dio, perché se siamo arrivati a questo punto è solo grazie a Dio. Siamo partiti in tre e siamo arrivati in sette. Conosco la matematica. Per il governo siamo sei e possiamo stare a tavola insieme, possiamo essere anche invitati, perché siamo il numero massimo. Ma il governo non vede una parte importante di noi, che è lo Spirito Santo. Lui è il Signore, è stato il Signore, continuerà ad esserlo, perché con Lui i primi 25 siamo arrivati qui, i prossimi 25 spero che questo spazio ci basta per poterlo riempire. Quindi grazie Apostolo, perché abbiamo sempre tratto insegnamento dai tuoi ammaestramenti, dalle tue predicazioni, e questo ci ha risollevato tutte le volte che siamo caduti. Alleluia. Allora alzate le mani, le fedi le scambiate dopo. Sì, perché il Signore mi ha dato una visione mentre parlavate, e ho visto una sorgente che si apriva. C'era un posto, non c'era la sorgente, a un certo punto è scoppiata una sorgente, ed è la sorgente del suo amore. E a un certo punto il Signore vi invitava ad andare a bere a quella sorgente, perché vi ha detto: vi farò entrare in una stagione dove imparerete di più a conoscere il mio amore incondizionato, questo amore che a volte in alcuni momenti e circostanze non siete riusciti a vedere totalmente. Io vi farò abbeverare a questa sorgente dove mai dubiterete del mio amore e della mia grazia, e questo porterà grande stabilità per voi e per le persone che voi curate. Nel nome di Gesù io vi benedico attraverso questa visione divina che è venuta dallo Spirito Santo, e che questa impartizione venga su di voi e su tutte le persone che sono sotto di voi, che vi seguono fedelmente, nel nome di Gesù. Amen e amen. Mi sono emozionato a vedere questa visione. C'è una presenza del Signore meravigliosa qui. Lui ama la famiglia. Oh, alleluia. Datevi la mano dove avete messo le fedi e alzate le mani, perché oggi vogliamo benedire ogni matrimonio. C'è un attacco sulla famiglia, ma la Chiesa è un baluardo per proteggere la famiglia. Signore, grazie per questa preziosa, meravigliosa coppia che prima di essere famiglia sono stati tua famiglia. Perché tu li hai fatti nascere di nuovo nella famiglia di Dio. Poi li hai messi insieme per creare una famiglia naturale con potenzialità di moltiplicazione. Perché tu hai dato, Signore, la prima benedizione che hai dato: crescete e moltiplicatevi. E noi ti preghiamo, Signore, che ci sia moltiplicazione di rivelazione nella loro vita, affinché, Signore, la qualità del loro servizio e del loro ministero possa crescere di giorno in giorno. Benedici i loro figli, benedici i loro cari, Signore, benedici i loro parenti, benedici tutte le persone che hanno a che fare con loro, benedici anche la missione di Torre Nova, Signore, che tu hai affidato alla loro cura, e alcuni di loro forse in questo momento stanno pure seguendo. E chiediamo, Signore, che si allarghi la testimonianza del tuo nome, della tua gloria. Noi li vogliamo benedire in questo giorno insieme alla loro casa. Grazie per averceli donati, e grazie che il meglio deve ancora venire. Nel nome di Gesù. Amen e amen. Felicitazioni!
Alleluia. Mi sono emozionato. Alleluia. Di cosa parliamo oggi? Secondo la misura della tua fede. Questo è il titolo di oggi. Continuiamo il nostro viaggio sulla fede. E vogliamo riaffermare qualcosa che già il pastore Luigi ha detto, che Dio non ha lasciato nessuno di noi senza fede, ma ci ha affidato una misura di fede. E che Dio ha a che fare con noi, si relaziona con noi, o meglio, si può relazionare con noi secondo la misura della nostra fede. Ci sono misure che non possono cambiare. Intanto proiettate Romani 12:3. Se una bottiglia è nata da mezzo litro, morirà da mezzo litro. Se è nata da un litro, morirà da un litro. Ma quando Dio ha creato noi, non ha creato una misura che deve rimanere tale, ma una misura capace di crescere. Per cui la misura è il punto di partenza, ma non è il punto di arrivo. Poi se starete attenti, quando ascolterete la conclusione, capirete molto meglio quello che sto dicendo. C'è anche un altro verso che è più avanti di questo, che parla pure di misura. E la misura dice, se uno ha profezia, profetizzate secondo la misura della vostra fede. Quindi vedete che Romani 12 non parla solo in questo verso, ma anche quando parla nell'espressione dei doni motivazionali, dice che noi esprimiamo i doni motivazionali secondo la misura della nostra fede. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che si conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, cioè equilibrato, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Naturalmente Paolo sta parlando a figli di Dio e sta parlando a italiani, picchi romani, so de Roma. Quindi questa epistola agli italiani, non tutte le epistole sono state scritte agli italiani, ma questa è stata scritta agli italiani. Dice che Dio ha dato a ciascuno di noi una misura di fede. Quindi nessuno dica, come è stato detto, io non ho fede, perché Dio ha dato a ciascuno una misura di fede. E Dio intende che questa misura di fede cresca. Dio ci ha dato un punto di partenza, ma non deve essere il punto di arrivo, perché la fede dipende dalla rivelazione. Ora ascoltatemi, uno era il livello di rivelazione che tu hai avuto quando sei stato evangelizzato, hai avuto la rivelazione della salvezza, ma con il tempo il tuo livello di rivelazione è cresciuto e con il tuo livello di rivelazione cresce anche il livello della fede. Ora, la rivelazione, ascoltate, è progressiva. Quanti di voi credete che la rivelazione è progressiva? Se la rivelazione non fosse progressiva, uno potrebbe dire che è arrivato. Ma noi non siamo mai arrivati, siamo sempre in un percorso. Uno dei motivi che la Chiesa ha mancato la sua funzione, e una delle funzioni della Chiesa è rimanere collegati a Dio per avere la parola dell'ora. E che la Chiesa spesso non è cresciuta nella rivelazione progressiva
e non ha afferrato la parola dell'ora, e non avendo afferrato la parola dell'ora, vive nel passato, non vive il presente. Quando voi andate in certi luoghi, e non sto dicendo questo per giudizio, ma perché è storia, sembra che entrate in un museo. Tutte le cose parlano di passato. I musei sono stati fatti per ricordarci il passato, ma lo Spirito Santo ci è stato dato per farci vivere il presente di Dio ora, perché la fede è ora. Quindi si parte con una misura di fede. Abramo partì con una misura di fede, e c'è voluta fede per lasciare Ur dei Caldei, ma non aveva la fede sufficiente per lasciare altro. Ma man mano che è andato avanti, la sua misura di fede è cresciuta fino al punto che è riuscito a lasciare nelle mani di Dio il suo futuro che aveva aspettato per parecchi anni, 25 anni. Perché Abramo aveva quasi 100 anni quando è nato Isacco. Era stato chiamato a 75 anni, quindi sono passati circa 25 anni. Tutto quello che aveva aspettato per 25 anni era l'ha ricevuto. Dopo altri circa 25 anni Dio gli dice: lascialo a me, sacrificalo. Sicuramente appena nato Isacco, Abramo non l'avrebbe saputo sacrificare. Dio ha aspettato che la sua misura di fede crescesse prima di chiedergli di rinunciare a qualcosa, perché ogni volta che Dio ti chiede di rinunciare a qualcosa è perché ha deciso di darti molto di più di quello a cui hai rinunciato. Facciamo una carrellata di esempi, che la fede ha una misura, e troviamo molte risorse nella scrittura su questo. Ma io mi piace partire sempre da Abramo. Abramo nel corso degli anni non ha avuto bisogno di avere una rivelazione che la moglie era sterile. Non avevano figli. Gli anni passavano e il figlio non arrivava. E in Romani 4:20, che possiamo proiettare, dice che Abramo vide che il suo corpo era svigorito. Vide che sua moglie era sterile e che non aveva più i corsi ordinari delle donne, ma non dubitò per incredulità, ma si fortificò nella sua fede. Notate, non è che Dio l'ha fortificato, lui si è fortificato. Come si è fortificato? In questo modo, che non ha dato più valore a ciò che vedeva e ciò che provava e ciò che i sensi gli dicevano, ma cominciò a fidarsi interamente di quello che Dio diceva. Perché reputò Dio potente da poterlo, da potergli dare quello che aveva promesso. Quindi non dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio. Lui ha detto: se Dio promette, mantiene. Ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. In altri termini, lui ha detto: nonostante che passano gli anni e io non vedo niente, nonostante che passano gli anni e il mio corpo è svigorito, nonostante che passano gli anni e mia moglie non ha più il ciclo, io credo che quello che mi hai detto avverrà lo stesso. Quindi Abramo passò da un livello di fede a un altro livello di fede. Andiamo a Pietro, un altro esempio. Quanti di voi avete camminato sulle acque? Io sì, navasca e bagno, però no sopra le acque, chi per navasca.
Andiamo a vedere questa scrittura in Matteo 14, 31. Tutti voi sapete il fatto. Pietro vede Gesù camminare sulle acque in tempesta. E questa è un'attitudine che mi piace un sacco. Perché Pietro dice: se sei tu, comandami di venire da te. In altri termini, Pietro non vuole vivere nel suo livello, nella sicurezza falsa della barca, ma vuole vivere nel livello di Gesù che cammina sulle acque in tempesta. E dice: se sei tu, comandami di venire da te. Notate che usò la parola comandami. In quel momento è come se Pietro avesse detto: tu sei quello che hai creato le cose, se tu dici una parola avviene. E Gesù gli dice solo una parola: vieni. E Pietro scende dalla barca. La barca non era bella ferma, si muoveva. E la cosa che scopre è che riesce a mettere i piedi e le acque sono solide. Lui ci cammina sopra. Fino a che guarda Gesù. Poi dice che vide il vento e le onde, ma c'erano già prima il vento e le onde. Il punto non è, ascoltate attentamente, il punto non è mai la circostanza, è il punto dove stai guardando. Perché Gesù era ancora là, ma lui non lo stava più guardando. La tempesta era là, ma lui non la stava guardando. Quando ha distolto lo sguardo da Gesù e cominciò a guardare la tempesta, è ritornato nel naturale, ma fino a che ha lasciato la tempesta e ha guardato Gesù, era nel soprannaturale. Sapete tutti la storia? Lui sta affondando, chiede aiuto a Gesù: Signore, salvami. E la domanda è: vero che il mare è in tempesta, ma tu sei pescatore, ti avessi afferrato a nuotare? A nuotare per gli nordici, per i siciliani se nata. Il problema è che quando inizi a camminare per fede, non puoi continuare per capacità naturali. O cammini per fede e continui per fede, o se te torni nel naturale non è più fede. Quindi Pietro chiede aiuto a Gesù, che lo prende per la mano, e ognuno dica subito: Pietro sta affondando. Immagina che Gesù dice: vedremo. No, Gesù non gliel'ha fatto provare quello. E subito Gesù stese la mano, lo prese. Lo prese per mano, amen. E Gesù che stava facendo? Stava camminando ancora sulle acque. Cioè lui che sta camminando sulle acque in maniera soprannaturale, prende Pietro che sta affondando e lo riporta a galla. Lo prese e gli disse: meno male che non c'è il lockdown. No, perché se no cama non ti poteva pigliare. Bisogna mantenere le distanze. E disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ora notate, non è che gli ha detto non hai fede. Perché se lui che è uscito dalla barca e ha camminato dei passi sulle acque, Gesù l'ha chiamato di poca fede, i discepoli che sono rimasti nella barca quando come erano combinate. Se lui ne aveva poca, quelli ne avevano pochissima. Non ci hanno neanche provato. Quindi Gesù non gli ha detto non hai fede. Gli ha detto non hai avuto fede sufficiente per compiere la mia parola. Perché la parola era vieni, quindi significa che lui doveva arrivare fino a
Gesù non c'è arrivato, si è fermato prima, stava affondando, Gesù lo ha preso, a Gesù ci è arrivato, ma non per la sua fede, ma perché Gesù l'ha acchiappato. E Gesù ha detto: ci dovevi arrivare con la tua fede, ci potevi arrivare con la tua fede. Quindi lo ammaestrò. Andiamo a vedere un altro italiano. Il centurione, Matteo 8:10. Che ci faceva il centurione a Capernaum? Faceva parte dell'esercito romano? Perché i romani hanno inventato il pedaggio. Lì c'era la via della seta. Tutti i commercianti dovevano passare di là. E i romani furbi che hanno fatto? Riccano a passare, ma hanno a pare. E si sono inventati il pedaggio. Quindi che cosa c'era? Un centurione con 100 soldati, romano, che raccoglieva il pedaggio di tutti quelli che dovevano passare. Perché uno pensa, ma che ci fa un centurione a Capernaum vicino al lago di Tiberiade? Se andate a vedere gli scavi a Capernaum potete vedere le tracce della residenza romana, dei soldati romani in quel tempo che facevano questo servizio. Quindi quest'uomo non va per sé, va per il suo servo, e a un certo punto Gesù gli dice: verrò e lo guarirò questo servo. E lui cosa risponde? Una cosa che meraviglia Gesù: ma non c'è bisogno che tu vieni, di solo una parola e il mio servo sarà guarito. E gli racconta come è arrivato a questo. Ma io ho persone sotto di me, io non c'è bisogno che vado nei luoghi, io dico a loro di andare e loro lo fanno, e se dico di venire loro vengono, non c'è bisogno che vado io. Così come io ho autorità nel mondo naturale, tu hai autorità nel mondo spirituale, se tu comandi alla malattia lei ti ubbidisce. E Gesù ha detto: ma guarda, neanche in Israele ho trovato una così grande fede. In verità vi dico, neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Cioè, non è che Gesù ha detto che in Israele non c'era fede, ma quest'uomo aveva una fede più grande della nazione che aveva il patto. Lui ha ricevuto qualcosa del patto senza essere nel patto, e per questo la sua fede è grande, perché non aveva neanche il diritto legale. E se vogliamo dirlo in qualsiasi altro modo, lui ha ricevuto quello che Gesù avrebbe guadagnato per lui dopo la sua morte e risurrezione. Lui ha ricevuto l'anticipo del tutto è compiuto. Amen? Perché la fede non si poggia sul mondo naturale che è gestito dal tempo, la fede si poggia sul mondo invisibile che è eterno. Ora andiamo a vedere un'altra domanda di Gesù ai suoi discepoli, perché la domanda che lui fa in questo contesto dove c'è la tempesta: dov'è la vostra fede? Cioè, dove l'avete messa? Perché tutti noi viviamo per fede. La differenza è dove la mettiamo. Se la metti nel posto sbagliato ti prepara una delusione. Se la metti nella parola ti prepari a un esaudimento. Guarda cosa dice Luca 8:22. Ora uno di quei giorni avvenne che gli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. Fermatevi, cosa ha detto Gesù? Ha messo condizioni, ha detto se il mare è buono, ha detto se non c'è vento, ha fatto un'affermazione. Quando Dio fa un'affermazione stabilisce un proposito. Qual era il proposito? Passare all'altra riva. Gesù non mette se, non mette ma.
Il punto è, se i discepoli hanno capito esattamente cosa Gesù ha detto. Ed essi presero il largo, mentre navigavano egli si addormentò e un turbine di vento si abbatté sul lago, tanto che la barca si riempiva ed erano in pericolo. Quindi all'improvviso Gesù dorme, la barca si riempie di acqua. E qual era il problema dei discepoli? Si sono scordati la parola che Gesù aveva detto. Qual è il problema di noi credenti che durante le circostanze, invece di ricordarci che le sue promesse sono sì ed amen, guardiamo le circostanze e ci scordiamo le promesse, mentre oggi Dio farà il contrario, ti farà scordare le circostanze e ti ricorderà le promesse che sono sì ed amen. E un turbine di vento si abbatté sul lago, tanto che la barca si riempiva ed erano in pericolo. Andiamo avanti. Allora essi accostatisi lo svegliarono dicendo: Maestro, maestro, noi periamo. Quando siamo vittime delle circostanze diventiamo egoisti. Perché Gesù, caro il mio Eva, non era più in pericolo di loro. Perché uno che non dorme almeno può notare, ma uno caro in me? Maestro, noi periamo. Ma cosa aveva detto Gesù? Passiamo all'altra riva. Può la parola di Dio cadere a terra? Ma ora Gesù dà una grande lezione qua. Ed egli destato, si sgridò il vento e la furia dell'acqua, e questi si acquetarono e si fece bonaccia. E Gesù disse ai suoi discepoli: dov'è la vostra fede? In altri termini, se io vi ho detto qual è il proposito, qualsiasi circostanza si mette contro quel proposito, voi avete autorità di sottomettere le circostanze al proposito, non fate in modo che le circostanze sottomettano il proposito. Cioè, quattro l'hanno capito, vabbè, lo devo dire di nuovo. Allora, cioè, loro avevano autorità di fare quello che Gesù ha fatto, non l'hanno usata perché non sono stati fermi in quello che Gesù aveva detto, non sono rimasti stabili nella parola e nel proposito. Lui calmò subito la tempesta, le acque si acquetarono, il vento cessò. E Gesù fa loro una domanda: dov'è la vostra fede? Dove l'avete messa la fede? L'avete messa sulla mia parola o l'avete messa sulle circostanze? Ed essi impauriti si meravigliavano e dicevano l'un l'altro: chi è mai costui che comanda anche al vento e all'acqua e gli ubbidiscono? Chi è mai costui? È l'ultimo Adamo che è venuto a dimostrarci l'autorità che aveva il primo Adamo, che aveva autorità su tutto. Poi ci ritorneremo su questo argomento. Ma andiamo a vedere un altro episodio di un padre che viene in contatto con i discepoli di Gesù, i quali non sono riusciti a liberare il figlio. E invece di aiutarlo a crescere nella fede, lo hanno aiutato a crescere nell'incredulità. Questa è una cosa che mi preoccupa sempre. Dico, la Chiesa dovrebbe ben rappresentare il Signore, dovremmo ben rappresentare il Signore, a volte non lo rappresentiamo per niente. Marco 9:24. Gesù parla a quest'uomo che ha questa condizione terribile nella casa. I discepoli non sono riusciti a liberarlo. Gesù se lo fa portare. E quest'uomo gli dice: se tu puoi fare qualcosa.
E Gesù dice: non è questione se io lo posso fare. Il verso 23 di Marco, lo sapete cosa Gesù ha detto? Se tu puoi credere, tutto è possibile a chi? E allora quest'uomo, di fronte a questa affermazione, è molto sincero e dice subito, gli disse, questo è il verso 23, l'abbiamo già citato, ritorniamo al 24, perché con lacrime glielo disse. Subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, quindi piangeva e gridava, molto coinvolto emotivamente, disse: io credo, Signore, sovviene alla mia incredulità. Cioè, io ci voglio credere, però ogni tanto combatto con i dubbi. E sicuramente l'incontro con i discepoli non aveva fatto aumentare la sua fede, aveva fatto aumentare la sua incredulità. Quindi ci può essere una misura, tu passi dall'incredulità alla fede e da una misura di fede a un'altra misura di fede, fino a che arriviamo a tutto è possibile a chi crede. Andiamo a un altro esempio, prima di entrare nei versi che hanno dato il titolo al messaggio. Ebrei capitolo 10, verso 22. È un invito. Accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede. Ognuno dica piena certezza. Se la certezza è piena, non c'è spazio per l'incertezza. Significa che la misura è completa. Ora Dio dice che noi dobbiamo accostarci a Lui con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Stamattina il Signore, quando abbiamo terminato il servizio, mi ha detto: figlio, sai perché le persone non si accostano a me con piena certezza di fede? Perché non hanno una buona coscienza. Quando la tua coscienza ti condanna, non hai piena certezza. Ma quando la coscienza non ti condanna, hai piena certezza. Quindi, miei cari, manteniamo la coscienza sempre pulita. Facciamo pulizia della nostra coscienza, sempre. Perché sennò ci ruba la franchezza. E poi la cosa interessante, il corpo lavato d'acqua pura. Io ho chiesto: Signore, chi c'era? Vabbè, capisco la coscienza, ma che è il corpo lavato d'acqua pura? E mi disse: tu come ti senti dopo che ti fa la doccia? Mi sento meglio. Cioè, quando il nostro corpo è pulito, oltre che la nostra coscienza è pulita, acquistiamo in autostima. Perché quando uno puzza dice: mamma mia, come sogno combinato. Ti vuoi fare subito una doccia, no? Anche il corpo va conservato irreprensibile, perché il corpo lancia messaggi a noi. Quindi non solo, così che possiamo fare in modo che ai sensi non arrivano messaggi negativi, amen? E abbiamo meno combattimento. Quindi accostiamoci con piena certezza di fede, ognuno dica piena certezza. Piena certezza. Quando ci accostiamo a Dio dobbiamo essere pienamente certi che l'aiuto ci verrà sicuramente. Alza le tue mani e dillo: l'impossibile diventa possibile per me stamattina. E nelle aree dove non ho sentito l'aiuto di Dio, oggi mi arriva l'aiuto di Dio, perché mi accosto con piena certezza di fede. Andiamo a dove abbiamo tratto il titolo. Matteo 9:27. Due ciechi. Mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono. E io mi immagino la scena.
Gesù cammina, come fanno due ciechi se non ci vengono a seguirlo? Con l'odore? No. Con lo scruscio? Non lo so. Credo che la cosa più semplice da pensare è che qualcuno li aiutava e li conduceva. Lo seguirono gridando dicendo: abbi pietà di noi, figlio di Davide. Come l'hanno chiamato? Sapete per un ebreo che significa figlio di Davide? Significa Messia. Ora guardate, lo scrittore Matteo, che è ebreo, mette in evidenza che quelli che dovevano essere le persone che dovevano guidare nella luce il popolo, cioè le autorità spirituali, non riescono a capire che Gesù è il Messia, e due ciechi l'hanno capito. Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, disse Gesù, per dare la vista a quelli che non ci vedono e per chiudere gli occhi a quelli che pensano di vederci. E quando egli entrò in casa, quei ciechi gli si accostarono e Gesù disse loro: credete che io possa fare questo? Cosa ha fatto Gesù? Ha stimolato la loro fede. Credete che io posso, perché tutto è possibile a chi? Ed essi gli dissero, non gli dissero sì maestro, come l'hanno chiamato prima, figlio di? Ma ora come lo chiamano? Signore. Quindi loro hanno la rivelazione che lui è il figlio di Davide e che lui è il Signore. Da dove veniva questa sicurezza che avevano? Dalla rivelazione che avevano di Gesù. Da dove ti viene la certezza della fede? Dalla rivelazione che tu hai di lui. Se tu sai chi lui è, tu sai che lui non muta. E se tu sai che lui non muta, la tua fede può stare ferma in chi lui è. Essi gli risposero: sì, Signore. Andiamo avanti. Allora egli toccò loro gli occhi. A volte Gesù ha guarito solo con la parola, a volte solo col contatto. Questa volta ha fatto tutte e due le cose, li ha toccati ed ha parlato. Dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. Avevano fede che era il Messia, avevano fede che era il Signore. Quando tu dichiari Gesù Signore su una situazione, le situazioni si sottomettono alla sua signoria. Il problema è che molte volte gli diciamo: Signore aiutami, ma vogliamo continuare a gestirlo noi. Ma se gli offriamo a lui e lo sottomettiamo alla sua autorità, sarà lui che prenderà cura di quello che gli abbiamo sottomesso. Amen. Egli toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la misura della vostra fede. E avevano la misura giusta. E i loro occhi si aprirono. Ascoltate, i loro occhi spirituali erano già stati aperti di capire che Gesù era il Messia e il Signore. Cosa abbiamo detto? Che la fede funziona dall'interno verso l'esterno. Prima che qualcosa avviene all'esterno, c'è stato un cambiamento all'interno. Poi Gesù ordinò loro severamente: badate che nessuno lo sappia. E tu dici: scusa, ma perché non dobbiamo testimoniare quello che è successo? Gesù non voleva stuzzicare la sensibilità dei suoi nemici che volevano ucciderlo. E ha detto: in questo caso tenetelo per voi, ma loro non l'hanno fatto. Perché quando lui ci dice di parlare, noi non parliamo. Quando ci dice di non parlare, parliamo.
Quante volte ci siamo dovuti pentire di quello che abbiamo detto e quante volte ci siamo dovuti pentire perché non abbiamo parlato. Ma siamo in un processo di crescita. Allora, secondo la misura della vostra fede, Dio si relaziona con noi secondo la misura della nostra fede, quindi la mia relazione con Dio cresce e le benedizioni che posso ricevere crescono nella misura in cui cresce la mia misura di fede. Perché Dio non si può relazionare al di là della tua misura di fede, perché la fede è ciò che legalizza ciò che deve venire dal cielo sulla terra. Perché il mio giusto vivrà per... Se non vive per fede, non vive nel modo giusto davanti a Dio. Quindi la fede è ciò che dà ingresso legale al mondo dello spirito. Qualsiasi altro modo tu vuoi utilizzare per approcciare il mondo dello spirito che non sia la fede è illegale. Quando tu usi la fede prende le cose dal mondo dello spirito e le porta nel mondo naturale. La fede non crea nulla, la fede è un mezzo di trasporto, prende le cose del cielo e le porta sulla terra. Perché si basa sul tutto è, va a prendere ciò che è compiuto, che è già stabilito nei luoghi celesti, nel mondo dello spirito e lo porta nel mondo naturale. Quando noi camminiamo veramente per fede, camminiamo sotto un cielo aperto. Quando vogliamo approcciare Dio senza la fede, camminiamo sotto un cielo chiuso. Vi ricordate il messaggio che Gesù non risponde al bisogno, risponde alla relazione? La donna cananea andò per un bisogno, Gesù non le rispondeva nulla, in altri termini, l'ha stimolata ad entrare in una relazione e nella relazione c'è la fiducia e che attraverso la fiducia ha reso legale il suo bisogno per potergli rispondere dal cielo. Due modi di comunicare efficacemente nello spirito. Il primo modo è pregare in spirito. Prima Corinzi 14 verso 14 dice, e questo è un mezzo che Dio ci ha dato, per questo vi ho detto siamo tutti mistici, quelli che parliamo in lingue, perché parliamo il linguaggio dello spirito. Perché se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, dillo, il mio spirito. Ma la mia mente rimane... In altri termini, tu per pregare in realtà non hai bisogno della mente. Puoi fare anche preghiere che nascono dalla tua mente, ma tu puoi pregare efficacemente solo attraverso lo spirito, perché Dio è spirito e ti contatta nello spirito. La mia mente rimane infruttuosa. In altri termini, quando preghi nello spirito, preghi al di là della tua mente. Quando preghi dalla tua mente, preghi dalla tua cultura e dalla tua conoscenza. Ma quando preghi nello spirito, preghi al di là della cultura e della conoscenza. E il secondo modo come comunichiamo col mondo dello spirito attraverso la preghiera della fede, perché la preghiera della fede è la lingua dello spirito. Si crede e si parla. Quando parli, parli in fede. Quando parli in fede, è preghiera della fede. E quando preghi in fede, è il linguaggio dello spirito. È il linguaggio del cielo. Giacomo 5,15, guardate cosa dice. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. Ci sono dubbi su questo? Perché la Chiesa non cammina tanto nel soprannaturale? Perché noi abbiamo difficoltà a credere che tutto è compiuto. Noi ci speriamo nella guarigione, non ci crediamo nella guarigione.
Ma se è compiuto, dobbiamo crescere nella fede. Dice il Signore lo risanerà. Ma cos'è quello che autorizza il Signore ad agire? La preghiera della... Cioè, in altri termini, se Dio non ascolta la preghiera della fede, non può neanche agire, perché quello che gli dà il diritto di agire dal mondo dello spirito al mondo naturale è la preghiera della fede. E se ha commesso dei peccati, gli saranno anche perdonati. Ora vi dico un segreto. Quelli che vivono nel mondo dello spirito, senza un corpo, non hanno bisogno di avere fede. Gli angeli non hanno bisogno di avere fede. Perché? Perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si... E siccome loro vedono, perché sono esseri spirituali, tutto per loro il mondo spirituale è il loro mondo. E se tu sei nel tuo mondo, è come se io ti dicessi, se tu hai fede, di credere quello che vedi. Quello che vedi tu non hai bisogno di crederlo, già lo sai che è là. La fede ti serve per credere quello che non si vede, ma dopo che si vede non hai più bisogno della fede. Cosa vi voglio dire? Che Dio nella sua infinita sapienza non permette a chi è nel mondo dello spirito di interferire nel mondo naturale, a meno che non lo fa attraverso qualcosa che lo legalizza. E sapete che cos'è che ci legalizza ad agire nel mondo naturale? Il corpo fisico. Ve lo spiego in un altro modo, Ebrei 10:5. Perché Gesù ha dovuto prendere un corpo di carne? Perché la redenzione non l'ha compiuta solo in spirito? Questo verso parla di Gesù e dice: entrando nel mondo, lui era preesistente, amen? Quindi dove era prima? Con Dio. Poi viene qui nel mondo, per entrare nel mondo... Cosa ha detto Gesù? Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un... Cos'è che ci dà legalità ad agire nel mondo naturale? Il corpo. Quando muori non hai più la legalità di agire nel mondo naturale, perché entri nel mondo dello spirito. E quando sei nel mondo dello spirito, tu non hai più bisogno di avere fede per vedere le cose dello spirito, tu già le vedi perché sei in quella dimensione. Perché i demoni vogliono possedere le persone? Perché per avere legalità e fare cose hanno bisogno di corpi fisici. Perché i porci non li hanno voluti i demoni? Perché i demoni erano così porci che neanche i porci li volevano. Cioè, si sono suicidati i porci, hanno detto preferiamo suicidarci che stare cookies. Quindi Gesù dice: mi hai preparato un corpo. Se non hai un corpo fisico, non hai legalità di agire nel mondo naturale. E se non hai fede, non hai legalità di prendere dal mondo spirituale. Perché l'unico modo che tu puoi attingere a un mondo che non si vede è solo tramite la fede, che è certezza di cose che non si vedono. Andiamo a vedere Salmo 8. Perché Gesù ha dovuto venire qui sulla terra? Dio gli ha dovuto preparare un corpo. Perché Dio aveva dato potere su tutto quello che è sulla terra all'uomo. E se Gesù non veniva come uomo, non poteva esercitare potere sulla terra.
Che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio, lo hai coronato di gloria e di onore, lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi... Gesù è venuto con un corpo. Quando ha finito tutto, cosa ha detto? Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla... Quindi significa l'ho recuperata pienamente e per poterlo fare sono dovuto venire come uomo per restituire all'uomo ciò che la caduta gli aveva tolto. C'è un Salmo 115:16 che dice... Voglio che rinnoviamo la mente sulla teologia, perché spesso abbiamo una teologia sbagliata. Perché noi chiediamo a Dio di fare cose e Lui ha detto che dobbiamo farle noi. Ti faccio un esempio. Di fronte a un indemoniato, Gesù ha detto cacceranno i demoni. Sei tu che cacci i demoni, non devi pregare Dio che caccia il demone, sei tu che cacci il demone nel suo nome. E noi cosa facciamo? Signore liberalo. Ma il Signore disse, ma io te lo sta a te fallo. Signore guariscilo. E Gesù cosa ha detto? Metti le mani sugli infermi ed essi guariranno. Cioè in altri termini noi chiediamo a Dio di fare quello che Lui ci ha delegato a fare nel suo nome. Ma Lui ci ha delegato e dobbiamo farlo noi. È piaciuto a Dio di salvare attraverso la pazzia della... Cioè in altri termini, Dio per salvare te e salvare me ha usato un uomo o una donna, ha usato un essere umano che ci ha predicato la parola. Perché gli angeli non possono predicare la parola. Vi ricordate da Cornelio? Gli angeli gli hanno potuto dire, guarda, puoi andare a cercare Simone Coiaio, lui ti dirà le cose per le quali sarai salvato. Noi non lo potremmo fare, noi siamo esseri spirituali. Non abbiamo legalità sulla terra, a meno che Dio non ci dà un mandato sulla richiesta di essere umani, perché gli angeli vengono in soccorso alla progenie di Abramo, ma la progenie di Abramo deve chiedere aiuto legalmente a Dio. I cieli sono i cieli dell'Eterno, ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini. Quindi sulla terra Dio non esercita autorità diretta, Dio esercita autorità tramite i suoi figli. Amen. Quindi quando noi non comprendiamo questo, ci arrabbiamo con Dio che non interviene. E Dio cosa ti dice? Ma io a te ho delegato. Tu predichi l'Evangelo, tu cacci i demoni, tu imponi le mani sugli infermi. Tu operi miracoli, perché un altro segno soprannaturale è operazione di miracoli. Se leggete tutta la Bibbia, non c'è un miracolo che sia avvenuto sulla terra se non attraverso un uomo o una donna. Perché Dio l'ha data agli uomini. Allora, ora andiamo al tutto è compiuto. Perché Dio ha compiuto tutto nel mondo dello spirito. Non lo deve compiere. Ora ascoltate, Dio può compiere cose ancora nella sua sovranità. Ma sul tutto è compiuto, Dio lo fa per grazia mediante la fede. Ti fa conoscere la grazia, eserciti fede e sei e attingi a quella risorsa. Noi siamo tutti salvati per grazia mediante la... In altri termini, se non è mediante la fede, non c'è possibilità di salvezza. Io per una vita ero convinto che mi salvavo per le opere, però poi ho scoperto che non funzionava, non era così, perché c'è un solo modo per essere salvati, per grazia, mediante la... Se non sei salvato per fede, non c'è salvezza. Efesi 1:3. Credete nella parola? Tre ci credono, l'altro ancora ci hanno a pensare.
Dillo, io credo nella verità. La parola di Dio è verità. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha... Ti dovrà benedire o ti ha già benedetto? Dillo di nuovo, mi ha benedetto. Mi ha benedetto. Mi ha benedetto. Con ogni... Cosa fa la fede? Mi fa uniformare al modo di pensare di Dio. Dio mi vede prospero, Dio mi vede guarito, Dio mi vede al di sopra delle circostanze, perché Lui mi ha già benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi. Cos'è che rende legale ciò che dai luoghi celesti viene qui sulla terra? La fede. In altri termini, questo verso dice che tutto è compiuto, perché Dio non ti deve dare nessun'altra benedizione perché te l'ha già date tutte. Siamo stati benedetti di ogni... Ci stiamo credendo? Alza le tue mani e dillo, io sono stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Se tu avessi dubbi su tutto il compiuto, questo verso ti dà l'assoluta certezza che già Dio l'ha compiuto. Perché se tu ci fai caso e hai studiato un po' di italiano, ci ha benedetti, non è qualcosa che Dio deve fare, è qualcosa che già Dio ha fatto. È passato. Quando tu attingi a qualcosa che Dio ha fatto, non puoi più chiederlo di farlo, puoi solo andarlo a prendere. Tu in realtà non sei stato salvato quando hai accettato Gesù. Tu sei stato salvato quando Gesù è morto sulla croce per te. Poi tu l'hai ritirata quando hai ricevuto Gesù. Ma era già tua la tua salvezza 2000 anni fa. Ora questi principi sono difficili da far entrare nella testa delle persone. Ma la Bibbia è la mia Bibbia ed è la tua Bibbia. E il problema è, ci credo o non ci credo? È compiuto o non è compiuto? Poi possiamo discutere sul fatto che ancora non ci siamo arrivati, che la nostra misura di fede è piccola, tutto quello che vogliamo, ma non possiamo mai mettere in dubbio quello. Che dobbiamo fare un processo, che dobbiamo crescere, che dobbiamo avere maggiore rivelazione, tutto quello che volete, ma non possiamo mai mettere in dubbio che ci ha già benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Perché altrimenti è come se dicessimo a Dio, non hai fatto una redenzione completa. Ma la sua redenzione è completa. Ve lo ricordate che ne abbiamo parlato tanto di questo. Quindi, perché allora il popolo perisce se è stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti? Osea 4:6 ce lo dice perché. Ci dice il mio popolo perisce per mancanza di... Cioè, se io non so che tutto è compiuto... Non ho la rivelazione progressiva di quello che Dio ha compiuto, io perisco pur sapendo, pur Dio avendomi risposto e benedetto, io non attingo alla benedizione e penso che Dio che non me la vuole dare, non sono io che non la so ricevere. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Che conoscenza è questa? Conoscenza razionale o conoscenza per rivelazione? Poiché tu hai rifiutato la conoscenza per rivelazione, anch'io ti rifiuterò come mio sacerdote. Fermati un attimo, quanti di voi siete sacerdoti e re? E Dio dice io ti rifiuto senza conoscenza. Mi ricordate cosa è il compito del sacerdote? Qual è il compito di un sacerdote? Offrire sacrifici. E quando sale il sacrificio cosa scende? Benedizioni che come scendono? Dai luoghi celesti ai luoghi terrestri.
In altri termini, il sacerdote è stato costituito per fare in modo che la benedizione del cielo continui a scendere sempre sulla terra. E Dio cosa ha detto? Io ti rifiuto come sacerdote perché tu non conosci quello che io ho già fatto. Un sacerdote che non crede il tutto è compiuto, Dio lo rifiuta perché rifiuta di credere quello che già Dio ha compiuto. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio. Ascoltate, quanti di voi sapete che quando è cambiato sacerdozio è cambiato anche la legge? Cambiato sacerdozio cambia anche? Noi siamo sacerdoti secondo l'ordine di? E nel sacerdozio di Melchisedec, che è il sacerdozio di Cristo, tutto è compiuto. Nel sacerdozio levitico non era tutto compiuto, ma nel nostro sacerdozio tutto è compiuto. E dice, quale sarà la conseguenza di questo? Che io non posso perpetuare la benedizione di generazione in generazione. Poiché hai dimenticato la legge del tuo Dio. Io dimenticherò i tuoi figli, anche se ho promesso che di generazione in generazione li volevo benedire, ma la benedizione non può scendere fino a che non funziona il sacerdozio. È là, ma deve scendere. Ritorniamo al nostro verso di Ebrei 11:1 e poi ci avviamo alla conclusione. Ma vi ricorderò, vi ho detto all'inizio, alla fine capirete. Siamo partiti da una misura, arriveremo a una conclusione. Ora la fede è. Ora è presente. Quando tu dici ora, cosa stai facendo? Ti stai sincronizzando. Dice, deve fare questa cosa. Quando? Ora. La fede è. E che tempo è? Lo devo dire, signore, o non lo devo dire? Forse è meglio che non lo dico. Nell'antico patto non era definito il tempo. Dio promise ad Abramo, ma non gli disse il tempo. Perché il patto richiede fiducia, ma il nuovo patto richiede fede. Perché il patto che Dio aveva fatto con Abramo guardava al compimento del patto, ma dopo che il patto è compiuto non hai più bisogno di aspettare, perché lui abita dentro di te e non lo devi più aspettare. Abramo ha dovuto aspettare il sacrificio della croce, ma noi siamo dopo il sacrificio della croce, dopo il tutto è compiuto. Abramo ha dovuto aspettare il tutto è compiuto, ma noi viviamo dopo il tutto è compiuto. Signore, mi punirai per quello che ho detto? Ho detto troppo. Andiamo alla conclusione. Seconda Tessalonicesi 1:3. Che bello, voglio profetizzarlo su Palermo, voglio profetizzarlo sulla parola della grazia, voglio profetizzarlo sulla chiesa di Palermo, voglio profetizzarlo sulle chiese parola della grazia, voglio profetizzarlo sulla chiesa di Dio. Dove c'è timore di Dio. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli di Palermo e provincia, e fratelli in ascolto online, come ben giusto, perché la vostra fede cresce. Perché la vostra fede cresce come? Grandemente. Vuoi profetizzare sulla tua vita dichiarando che la tua fede cresce grandemente? La parola greca grandemente è perissos, che significa senza misura. Cosa vi ho detto io? Siamo partiti con una misura per arrivare a una fede
quando entri in una fede senza misura, le cose che prima ti erano possibili, ora non ci sono più cose impossibili. Prima con la tua fede riuscivi a rendere possibile qualcosa, ma quando arrivi a una fede senza misura non ci sono più impossibilità che non diventano possibilità. Perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di voi tutti individualmente abbonda. Se ci riesci a parlare alla persona vicino a te, dillo: il mio amore verso di te abbonda di giorno in giorno. Abbonda. E tu dici: Paolo, come ha potuto fare a dire queste cose ai Tessalonicesi? Era una chiesa giovane. È la seconda epistola che scrive. Si presuppone che fosse una chiesa che aveva intorno a 2 o 3 anni di età da quando era nata. E lui scrisse queste parole profetiche meravigliose. E io voglio che applichiamo queste parole profetiche a noi. Che la tua fede cresce smisuratamente. E l'amore abbonda l'uno per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio. Cioè, in altri termini, la chiesa di Tessalonica era un modo come Paolo si gloriava. Ma l'avete sentito quello che Dio sta facendo in Tessalonica? Lo so, tanti nell'Italia guardano questa chiesa come un esempio, come un modello. No, non siamo perfetti, lo so. Però Dio ci sta dando una qualità di parole e di rivelazione che altri sanno apprezzare. Ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza nonostante il Covid. Dillo: io, ci gloriamo nella perseveranza nonostante il Covid. E fede in tutte le vostre persecuzioni, afflizioni che voi sostenete. Perché quanto desidererei avere tutta la Chiesa qua. Da febbraio che manca tutta la Chiesa qua. Per me è un'afflizione. Quando io arrivo la domenica, da un lato mi rallegro a vedervi, però dall'altro lato vedo i posti vuoti e dico: qui ci dovrebbero essere i miei fratelli, le mie sorelle, mi mancano! Mi manca vedere tutta la Chiesa qui, unita! Dio accorcia i tempi! Siamo privati delle cose che erano normali, ma la fede sta crescendo, l'aspettativa sta crescendo, nonostante tutto. C'è uno scuotimento, lo so, però Dio ci sta dando una qualità di parola per sostenerci e gli diamo la gloria e l'onore perché Lui è fedele verso di noi. Quando la nostra fede diventa smisurata, entriamo in Marco 9, 23. Tutto è possibile a chi crede. Dillo: Dio mi sta facendo fare una transizione. Dall'impossibile a tutto è possibile. Nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso al nostro Dio. Alleluia! Fate un gesto, fate un abbraccio simbolico a tutti quelli online, dategli un abbraccio a tutti quelli online, ci mancano,
vorremmo abbracciarli, vogliamo fare sentire il nostro calore, vogliamo vedere le loro facce da vicino. Oh, l'amore del Padre che sia sparso oggi su chiunque sentirà questo, vedrà il video, ascolterà questa predicazione, che l'amore del Padre vi possa dare l'abbraccio che noi non possiamo dare, ma Lui lo può fare, perché Lui non è limitato. Perché Dio mi ha detto: figlio, non guardare le limitazioni che ti mettono, guarda a me che sono illimitato. Alleluia. Siamo le mani e adoriamo. Thank you.
te, Signore, lo vogliamo cantare. Oh, oh, la mia vittoria è in te. Oh, 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 la mia vittoria è in te. Oh, chiedo che tutti alziamo le mani, chiudiamo gli occhi e ci immergiamo nella consapevolezza di essere amati e abbracciati dal Padre. Perché quando tutti stavano pensando nella tempesta che non c'era più speranza, Dio stava mandando l'angelo a rassicurarli. E io mi sono posto la domanda: Signore, perché l'angelo l'hai mandato alla fine? Non potevi tranquillizzarli prima? E il Signore mi ha detto: voi siete sempre pronti a cambiare quando arrivate alla fine di voi stessi. Perché fino a che avete risorse continuate a confidare nelle vostre risorse, ma quando poi non avete più le risorse, allora siete aperti a ricevere le mie risorse. L'angelo arrivò e portò un messaggio: Paolo, non temere. Dio ti ha promesso che ti deve portare a Cesare. E quando Dio dice una cosa, tutto può cadere, ma la sua parola mai cadrà a terra. Ti ho dato tutti quelli della nave. Tu non perirai, a Cesare andrai. In altri termini, Dio cosa ci vuole insegnare? Che quando c'è un proposito, nessuna circostanza può fermare il proposito. Ma tutte le circostanze si piegheranno affinché si adempia il proposito di Dio. E io voglio che tu non ti senta abbandonato. Nel mio cuore molti si sono chiesti: perché ti sta succedendo tutto questo? Sappi una cosa, tutto quello che sta succedendo qua è perché viviamo in un mondo che è maledetto dal peccato. La piena redenzione in questo mondo ancora non è avvenuta in spirito solo per noi. Ma chi prende decisioni non sono credenti, non sono figli, non sono figli di Dio. E noi subiamo le decisioni di persone che non sono figli, ma abbiamo una speranza: il suo regno che non avrà mai fine.
e i tempi si stanno affrettando. Sappiamo già la fine prima ancora che arriva, e questo ci dà fiducia e speranza. Tu hai parlato di corda, sai che corda nell'ebraico è speranza? Significa hai speranza perché sei fortemente legato a colui che non può fallire. Hai sempre speranza perché sei fortemente legato a colui che non può fallire, a colui che non può mentire, a colui che mai si rinnegherà nessuna parola di quello che lui ha pronunciato. Alleluia. Stamattina riafferma che ti senti amato da Dio, come Paolo che disse: nessuno ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E se l'ha detto un uomo che ha subito naufragi, dove sembrava che non c'era più speranza, se l'ha detto un uomo che è stato lapidato e l'hanno trascinato via come morto, e lui ha detto che era stato, che l'avevano dato per morto, ma dopo la lapidazione lui si alza e comincia a predicare di nuovo. In qualche modo è come se Dio l'avesse risuscitato. E poi lui disse: niente mi può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ne ho passate di tutti i colori, ma c'è una costante nella mia vita: sono amato da Dio. Dillo: c'è una costante nella mia vita, sono amato da Dio, e niente mi può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Niente mi può separare, e niente significa niente. E Paolo fa l'elenco di tutte le cose, né morte, né vita, né cose presenti, né cose future, né principate, né potestà. Chiunque si dovesse permettere di provare a separarti fallirà miseramente, perché niente ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che sei il mio Dio, niente, niente mi può separare, niente, niente mi può allontanare, niente, niente mi può separare da te. Che sei il mio Dio, niente, niente mi può separare, niente, niente mi può allontanare, niente, mi può separare da te. Che sei il mio Dio, insieme niente, niente mi può separare, niente, niente mi può allontanare, niente, niente mi può separare da te. Che sei il mio Dio, niente, niente, niente mi può separare, separare da te. Alleluia, alleluia. Niente, nessuna cosa potranno separarci da te, né principati, né potestà. Niente, nessuna cosa ci separerà dal tuo amore, oh Dio. Separare, niente, niente ci può allontanare, niente, niente può separare da te. Che sei il mio Dio, niente, niente mi può separare, niente, niente mi può allontanare, niente, niente mi può separare da te. Che sei il mio Dio, niente, niente mi può separare, niente, 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 niente mi può separare.
porta con la nostra bocca e far uscire parole di benedizione. Alleluia, crediamo. Niente, niente mi può separare, niente, niente mi può allontanare, niente, niente mi può separare da te, che sei il mio Dio. Alleluia, facciamo un applauso al nostro Dio, il nostro Re, il nostro Signore. Alleluia. Voglio fare tre cose. Prima cosa. Se qualcosa ti ha allontanato dalla percezione dell'amore, ritorna, ritorna al primo amore. Alza le mani e dillo: io voglio ritornare al primo amore. A quella gioia, a quell'entusiasmo, la freschezza del primo amore. Gesù nell'epistola all'Apocalisse, una delle epistole all'Apocalisse, scrisse: ho questo contro di te, hai lasciato il primo amore. E la parola oggi è ritorna, 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 ritorna. Quando ti emozionavi così tanto, ritorna al primo amore. La seconda cosa, voglio che qualcuno ritorni a Dio, che visto che non c'è mai stato, ritorna al tuo creatore, ritorna al tuo Signore, ritorna al tuo Salvatore. Se tu mai hai ricevuto Gesù come Signore della tua vita, sappi che tutto è compiuto, la tua salvezza è compiuta. Gesù è già morto sulla croce al posto tuo, e l'unica cosa che ti rimane da fare è andare a ritirare il tuo lascito testamentario, la tua dorea, che Dio ti ha lasciato attraverso la morte della croce del testatore. Lui è morto e ha lasciato un testamento, e in questo testamento c'è scritto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E se tu non l'hai mai fatto, oggi è il tuo giorno. Basta che tu alzi la mano, noi pregheremo per te. Se tu hai fatto questa decisione, che è la decisione che cambia la tua eternità, se non c'è nessuno qua, c'è qualcuno, ecco, non riesco a vedere tutti, e ci accordiamo anche con quelli che sono online. Vogliamo fare la preghiera di salvezza con tutti, quelli presenti qua e quelli online. Tutti quanti la chiesa, mi aiutate a dichiarare la preghiera di salvezza. Dite insieme con me: Signore, vengo davanti a te, e questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia, e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita, e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie, Gesù, per avermi perdonato e avermi salvato.